Gabriele Muccino e l'incidente che ha segnato la sua vita. Il rinomato regista Gabriele Muccino ha vissuto esperienze particolarmente difficili, una delle quali è stata un grave incidente. Recentemente ha deciso di condividere la sua esperienza, trasmettendo un importante messaggio di consapevolezza. Ecco cosa è accaduto a Muccino. Dettagli dell'incidente al Giffoni Film Festival. Durante la sua partecipazione al Giffoni Film Festival, Gabriele Muccino ha svelato alcuni eventi inaspettati della sua vita, con particolare riferimento a un incidente quasi mortale che ha subito in Grecia. Cicatrici sulla testa, ha rivelato il regista. Ha poi enfatizzato l'importanza di mantenere alta l'attenzione alla guida, affermando: "È fondamentale non abbassare la guardia quando ci si trova al volante". Il legame tra l'incidente e i suoi film, Muccino ha evidenziato che questo significativo evento ha influenzato profondamente la sua opera cinematografica. Ha spiegato: "Il mio incidente rappresenta l'interruzione fatale di un percorso di vita. Ho visto molte volte questa dinamica nel mio lavoro, utilizzando l'incidente come una sorta di Deus ex machina, creando conflitti drammatici e crisi nei miei personaggi". I temi ricorrenti nei film di Muccino. Nel corso del festival, Muccino ha approfondito ulteriormente la presenza di incidenti stradali nelle sue opere, citando film come L'ultimo bacio e Sette anime. "Il tema del telefono è una mia fissa", ha affermato il regista, aggiungendo: "In Sette anime, ho voluto rappresentare la storia di un generale della NASA, che si sentiva responsabile di 7 morti causate da un'esplosione di uno shuttle, proponendo un racconto con cui il pubblico potesse identificarsi. Virgolette.